Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questo filo diretto con Rio di famigliacristiana.it. Sono Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana e oggi vi propongo un appuntamento un pochino particolare. Abbiamo visto come la GMG sia entrata nel vivo con questi appuntamenti che hanno coinvolto tutta la città e 2 milioni di giovani. Il Papa ha visitato prima l'ospedale per i tossicodipendenti, poi la favela di Varginha. Poi ha incontrato i carcerati, ha detto l'Angelus, e mentre stiamo aspettando la grande diretta, che potrete seguire anche su famigliacristiana.it, della Via Crucis di Papa Francesco con i giovani, vediamo come si è arrivati a Rio, come dai posti più diversi e delle persone più diverse si sono preparate a questo grande appuntamento. Lo facciamo con una serie di filmati che vado subito ad introdurvi. Il primo è sui gemellaggi tra le diocesi, che sono una delle iniziative che precedono le GMG e che in qualche modo poi sotterraneamente le animano. Vediamo questo primo contributo. Giovanni Paolo II è venuto qui a Loreto 5 volte ed è venuto anche prima diverse volte perché aveva due suoi amici nel cimitero polacco perché i soldati polacchi hanno liberato insieme agli alleati le Marche nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi era un habitué di Loreto, un grande amico della Madonna. Ma venne come Papa per 3 volte. Io una volta gli ho fatto anche da diacono nell'85, quindi tra l'altro mi ricordo ancora il Vangelo del Buon Pastore. Ma a parte questo, nel 95 lui venne qui per Europe, questo grande incontro che lui fece. Dico questo perché? Perché qui a Loreto non abbiamo mai avuto una GMG, non c'è mai stata. Però quell'incontro europeo dei giovani segnò uno stacco in tutte le GMG che io vorrei qui ricordare in maniera semplice, perché per la prima volta sperimentammo i gemellaggi prima della GMG, quelli che poi il cardinal Lustiger nel 97 fece suoi, in quanto per la prima volta nel 97, andando a Parigi, ci fermammo nelle diocesi francesi per essere accolti dalle comunità. Lo sperimentammo qui nelle Marche quando accogliemmo i giovani prima di questo incontro di Europe nel 95, li accogliemmo nelle nostre diocesi. Io ero in diocesi, mi ricordo, accogliemmo 5.000 tra polacchi e persone venute dall'est europeo. Questo è importante perché credo che la GMG ha acquistato moltissimo da queste giornate di gemellaggio o di missione, come si chiamano quest'anno, perché i giovani non arrivano improvvisamente, ma si sentono già accolti con una famiglia, condividere la fede e arrivano anche più carichi, più capaci di ascolto. Ecco, c'è quasi un accompagnamento. E questo mi piace ricordarlo perché l'abbiamo proprio vissuto qui a Loreto. Ed è una cosa bella perché poi ormai tutte le GMG portano questo gemellaggio, che tra l'altro poi continua nel tempo. Anche dopo le GMG, noi siamo legati con Monaco, siamo legati con Toledo, siamo legati insomma con tutti i luoghi dove siamo stati. Allora, abbiamo visto come si verificano i gemellaggi prima della GMG, i gemellaggi sono un po' l'anima che precede appunto questa GMG, ma vi avevamo promesso dei contributi dai luoghi più diversi e infatti eccone uno che arriva addirittura da Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo. Ce l'ha mandato Don Roberto Ponti, un sacerdote paolino che appunto lavora a Kinshasa e che ci spiega come in questo paese africano è stata appunto preparata la GMG di Rio, la lontanissima GMG di Rio. Vediamo un po' cosa è successo a Kinshasa. Siamo a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, nel centro dell'Africa. In questi giorni qui si svolge un grande evento di chiesa. Sono radunati i rappresentanti delle conferenze episcopali dell'Africa e del Madagascar nel loro simposio, il 16° simposio. Si trovano per discutere insieme, per riflettere insieme sui problemi dell'evangelizzazione in Africa, per cercare la giustizia e la pace come via della nuova evangelizzazione. Senz'altro questo avvenimento di chiesa è legato al grande avvenimento mondiale che prossimamente si svolgerà in Brasile, a Rio de Janeiro. Questi vescovi, molti di loro, parteciperanno alla GMG, alla Giornata Mondiale della Gioventù, insieme a Papa Francesco. Per questo abbiamo deciso di incontrare qualcuno di loro per avere le loro aspettative, ciò che loro attendono da questo grande incontro che metterà per la prima volta a confronto il nuovo Papa Francesco
con la gioventù di tutto il mondo. Un'esperienza bellissima e originale per i nostri giovani, che incontrando il Santo Padre Francesco nella sua spontaneità si aspettano molto per essere incoraggiati nella loro fede, soprattutto nella testimonianza di una fraternità aperta. Aspettano di incontrare tanti altri giovani dal mondo per condividere la gioia della fede, condividere il senso dell'appartenenza a Cristo e alla Chiesa che li apre alla missione del mondo. I giovani africani, andando alle giornate mondiali della gioventù, aspettano tante cose, soprattutto che è il nuovo Papa che abbiamo nella nostra Chiesa. E i giovani africani aspettano che, come questa giornata sono in Brasilia, quasi la nostra vita anche qui in Africa è come in Brasilia, una vita fatta qualche difficoltà della vita. La gioventù non ha lavoro, la gioventù non ha scuola, la gioventù non ha tante cose come anche in Brasile, ma le cose più importanti è cominciare prima di convertire il cuore, è quello che i giovani di Africa aspettano. Il fatto che un giovane congolese possa partecipare a questo grande incontro che si terrà in Brasile è una cosa molto importante, perché prima di tutto apre un po' gli orizzonti, fa vedere ossì una comunione che esiste in tutta la Chiesa, poiché la Chiesa è universale, e questo è un fatto importantissimo. Inoltre bisogna notare che i giovani, quando si incontrano, anche se non conoscono la lingua, riescono a comunicare comunque e si stringono delle amicizie che poi durano durante gli anni. Anch'io avrò la gioia di partecipare a questa giornata mondiale in Brasile con il Santo Padre, il Papa Francisco, e voglio dire proprio questo, che noi tutti stiamo aspettando una parola di incoraggiamento. Noi stiamo andando a vedere il Papa non soltanto per vederlo personalmente, ma anche come successore di Pietro, anche veramente la testa della Chiesa cattolica nel mondo. Aspettiamo una parola di incoraggiamento, di sollievo, anche una testimonianza di fede, come dicono i padri del deserto, quando i cristiani si incontrano, si danno insieme, si regalano i doni spirituali. Anche noi veniamo al Brasile pieni di tanti problemi, difficoltà, sofferenze, offriamo tutto questo al Santo Padre. La pace per noi bambini del Congo, uccisi dalla guerra. Grazie. Ecco, abbiamo visto che cosa è successo nella Chiesa africana, come la Chiesa africana si è preparata a questa GMG di Rio, che sta avendo un esito veramente clamoroso, come forse peraltro era da aspettarsi. Facciamo un balzo all'indietro, torniamo molto vicini a noi, siamo a Torino, ed ecco come Luca, impegnato nel cammino neocatecumenale, si è preparato a Rio e all'appuntamento con Papa Francesco. Vediamo il contributo. Sono Luca, 29 anni, vengo da Torino e vado a Rio per la ricerca di me stesso. Con il cammino neocatecumenale, con la parrocchia di San Francesco da Paola. A livello economico sto cercando di mettere un po' di soldi da parte lavorando. Niente, spero che questa giornata mondiale porti i suoi frutti a me e come tutti i giovani del mondo. Ecco, Luca si è preparato alla GMG anche lavorando, oltre che dal punto di vista spirituale, per raggranellare i soldi per il viaggio, un investimento diciamo importante di questi tempi. Questo era Luca. Vediamo invece Giuseppe a Roma. Giuseppe che è andato alla GMG perché, sono parole sue, si sentiva chiamato ad andare. Vediamo, ce lo spiega lui meglio. Giuseppe, ho 26 anni, vengo da Roma e vado a Rio perché sento che il Signore mi ha chiamato. Il Signore mi ha chiamato un'esperienza di abbandono, e quest'estate mi ha detto
vai e abbandonati, che là ti chiamerò. E questo io ho fatto, ecco, ho ascoltato questa chiamata e andrò a Rio con una comunità insieme ai miei fratelli per condividere insieme al Santo Padre, Papa Francesco, veramente 10 giorni di tota gioia. E per questo ecco io ringrazio il Signore che mi ha chiamato a questa esperienza, mi ha chiamato a vivere questi 10 giorni di amore, questi 10 giorni di comunione insieme ai miei fratelli e insieme a Papa Francesco. Ecco, Giuseppe si è sentito chiamato e ha risposto alla chiamata. Ci sono tante maniere di approcciare la GMG, l'abbiamo visto in questa successione di interventi filmati. Vediamo adesso quella più particolare ancora di Gigi Cotichella, che ci racconta i suoi 3 motivi per cui la GMG è assolutamente imperdibile. Vediamo Cotichella. Sono Gigi Cotichella, il mio lavoro è stare con i giovani e lavorare su quello che piace ai giovani. Sono uno storico delle GMG, prima come utente, poi a volte anche come collaboratore e organizzatore. E perché si continua ad andare alle GMG nonostante passino gli anni, cambino i pontefici? Ma perché la GMG risponde a 3 esigenze. La prima è quella dell'incontro, ci si incontra a 360 gradi, è l'evento dove ci si incontra di più e con tutte le sfaccettature del mondo. Il secondo è che c'è un potente della terra, perché in fondo il Papa è anche quello, che dà la parola ai giovani. È l'unico caso ed è per questo che i giovani ci stanno, perché quando un adulto parla con i giovani rispondono. Terzo è che si parla di cose alte e c'è un'esigenza nei giovani, ieri come oggi e fatemelo dire anche domani, che il giovane vuole qualche cosa di più e quando trova qualcuno che glielo dà dice sempre di sì. Ecco, Gigi Cotichella ci ha spiegato le sue 3 ragioni per cui la GMG è imperdibile e il fatto che la GMG sia in qualche modo imperdibile al di là delle ragioni personali lo si verifica col fatto che la GMG non è solo ciò che accade a Rio, non è solo ciò che accade in Brasile, ma è anche ciò che accade contemporaneamente in tutto il resto del mondo e in Italia naturalmente anche. In Italia avremo nelle prossime ore praticamente 3 piccole GMG, chiamiamole così, una a Maratea, una a Caravaggio e una a Chioggia, che radunano i giovani delle rispettive aree, regioni e diocesi di competenza. Con questo prossimo filmato andiamo a vedere quello che sta per succedere a Chioggia. Eccolo. Qui dalla spiaggia di Sottomarina, dove tra qualche giorno avremo la gioia di vivere l'evento di Io Te Rio. Questo evento, ormai un anno di lavoro, 7 diocesi coinvolte del nord-est, un evento con il quale vogliamo metterci in comunione con Papa Francesco, con Rio de Janeiro. Non potremo ad essere sulla spiaggia di Copacabana, ma la spiaggia di Sottomarina sarà per noi ugualmente importante. E su questa spiaggia abbiamo la grazia di poter vivere insieme l'incontro, un incontro che saranno 26 ore non stop, saranno tanti giovani che verranno dalle diocesi e qui insieme desidereremo incontrare il Signore Gesù che cammina lungo le strade della storia e ha deciso di camminare anche qui a Sottomarina. Quando con tutti questi giovani avremo la possibilità di vivere le catechesi, di ascoltare i nostri vescovi, di vivere la celebrazione eucaristica con Papa Francesco. Quindi un'occasione per il mondo ecclesiale ma anche per il mondo civile, perché proprio Chioggia e Sottomarina sarà la città che ospiterà questo grande evento, che avrà occasione anche di mostrare la sua grande bellezza proprio sulla laguna e sul mare. Siate miei amici. Comincia il sabato mattina alle 7 con l'accoglienza in centro storico di Chioggia, per poi spostarsi nelle varie chiese del centro storico per un momento di catechesi. Subito dopo pranzo ci sposteremo verso Sottomarina e a Sottomarina comincerà tutto il momento di festa e di animazione da palco. Dopo cena cominceranno un momento di testimonianza e aspetteremo il momento di collegarsi con Rio de Janeiro, con Papa Francesco, per fare la veglia in diretta con loro. Poi, una volta finita la veglia, si dormirà in spiaggia fino al mattino e al mattino, alle 7, ci sarà il Patriarca di Venezia che verrà a fare la messa qui con noi insieme a tutti i giovani. E poi, conclusione con festa finale. Qui alle mie spalle vedete la diga, il posto dove si terrà Io Te Rio. Immaginate un palco con più di 3.000 giovani dove danzano, ballano, fanno festa in attesa della veglia con Papa Francesco.
tutti riuniti sotto un unico Cristo, il Cristo di Corcovado. Ecco, come abbiamo visto, c'è un po' di Rio in tante località di tutto il mondo e, come abbiamo visto, tanti modi di prepararsi a vivere la GMG, sia sul posto sia altrove. Sul posto la sta vivendo anche Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, che è uno dei vescovi catechisti di Rio. Sentiamo come lui, un arcivescovo di una grande città come Torino, di una grande diocesi come quella di Torino, si è preparato alla GMG. Eccolo. Il senso delle giornate mondiali è quello di rinnovare la gioia e la forza della Pentecoste. Come a Pentecoste lo Spirito Santo ha portato l'annuncio di Cristo, del Vangelo, a tantissima gente, no? Parlava in lingue. E così, ecco, trovarsi con tante nazioni, lingue diverse, etnie diverse, insomma di tanti giovani, è sempre stato un momento forte di comunione, di unità. Attorno, certo, anzitutto alla croce di Cristo, perché già da Giovanni Paolo II il centro della giornata mondiale è la croce. La diocesi di Torino come si sta preparando a questo appuntamento? Si prepara con il sinodo. Sinodo vuol dire camminare insieme. Abbiamo pensato, ecco, di offrire ai giovani questa possibilità di insieme riflettere, insieme pregare, insieme, ecco, costruire comunione tra le varie parrocchie, associazioni, gruppi, movimenti, attorno al tema della fede, che è poi il tema anche di Rio, perché le due parole forti, ecco, della giornata mondiale di Rio sono discepoli e testimoni, discepoli appunto di Gesù per essere testimoni, ecco, del Signore in mezzo anche ai coetanei e nel mondo. A Rio si svolgerà appunto la GMG. Sarà un paese sudamericano ad ospitarla e per la prima volta nella storia avremo un Papa sudamericano. Questo che cosa può significare per la Chiesa e per i giovani presenti? Io sono stato in Brasile, sono stato in diversi paesi, ecco, sudamericani. Beh, la fede lì si vive fortemente legata alla gioia. La gioia di essere cristiani si manifesta nella liturgia, delle liturgie bellissime, accoglienti, cariche veramente di festa, con la partecipazione di tutto il popolo, non solo magari da noi c'è il gruppo che canta, no? E gli altri magari stanno ad ascoltare, invece lì senti proprio tutto il popolo. E poi c'è un insieme di persone che agiscono nella liturgia, anche laici, anche, no? Che proprio ministeri diversi. E poi certamente c'è la grande sfida della povertà, perché è un continente dove la povertà è a volte veramente agli estremi. Non per niente, ecco, Papa Francesco ha richiamato subito l'esigenza di una chiesa povera per i poveri, no? Che si faccia anche povera coi poveri. E quindi anche questa GMG vorrà essere un input forte, perché anche i nostri che sono abituati a vivere la povertà, io dico in termini molto diversi, ecco, là è veramente a volte miseria, perché io parlo sempre con loro dicendo altro. E quando tu dici che ho fame, in realtà tu hai appetito, non sai cosa significa la fame. Invece in certe zone del mondo la fame veramente si sente, e oltre alla fame ovviamente tanti altri aspetti di ordine sociale. Quindi anche questo discorso qua sarà molto importante. Credo che l'impatto con questo mondo, che da un lato è carico di tanta fede, di tanta tradizione, anche religiosità popolare, ma radicato nel cuore della gente, anche dei giovani, la gioia che si esprime nell'essere cristiani, unita alle difficoltà, ecco, di, ecco, esserlo in un contesto sociale anche dove, sì, ecco, le condizioni di vita sono sempre molto difficili, no? Per cui, ecco, questa esperienza sarà un'esperienza che insegnerà molto anche ai nostri, insegnerà anche ad essere sobri, ad essere meno così legati solo alle cose esteriori e a ritrovare, ecco, i veri valori, che sono valori della relazione, dell'amore anche ai poveri, dell'impegno di portare gioia agli altri.
Siamo in chiusura di questo contributo filmato e, come sempre avviene per le trasmissioni che vi stiamo proponendo in questi giorni della GMG, chiudiamo con la telefonata del collega Carlo Nesti. La sua rubrica si intitola Allenati da Gesù e oggi Carlo ha scelto un titolo piuttosto stimolante per la sua telefonata in diretta. Il titolo è La gabbia del Papa. Sentiamo dunque che cosa ha da dirci Carlo Nesti su questa gabbia del Papa. Vediamo se la telefonata è pronta. Sì, eccola. Il crescendo di Papa Francesco, usando la metafora dello sport, sembra quello di un atleta che attacca, aumenta il ritmo di minuto in minuto e martella sempre di più. Il pontefice non si limita a parlare di rivoluzione copernicana della fede, che sia in grado di sostituire l'egoismo con l'amore. Esorta la sua Chiesa a difendersi da comodità, clericalismo e mondanità, ed esorta diocesi, parrocchie e seminari a uscire, ad andare in mezzo alla gente. Fate rumore, fate casino, disturbate, perché tutti vi possano sentire. Inquadrato dal nostro punto di vista, questo atteggiamento è stimolante, in quanto scuote la società in una fase transitoria molto delicata, nella quale c'è bisogno di energia positiva. Ma non scopriamo nulla di nuovo nello stesso tempo se immaginiamo che non tutti all'interno della Chiesa stiano facendo i salti di gioia. Esistono situazioni consolidate che non spetta a me giudicare, ma che indubbiamente partono da presupposti diversi e da una certa distanza fra il clero e la gente. Papa Giovanni Paolo II, con la sua irruzione nella storia, contribuì a mandare in crisi l'est europeo, mentre Papa Francesco non troverà solo alleati né nel nord né nell'occidente del mondo, né in casa propria. Preghiamo per lui, come ci chiede, e non lasciamolo solo. Sempre stuzzicanti le telefonate di Carlo Nesti con la sua inconfondibile voce, e non lasciamolo solo, dice di Papa Francesco Carlo Nesti, i 2 milioni di giovani che sono a Rio certamente non sono molto disposti a lasciarlo solo e vedremo insieme con la diretta che anche famigliacristiana.it sta per trasmettere quale sarà, che straordinaria intensità avrà l'appuntamento con la Via Crucis che, ribadisco, avremo in diretta sul nostro sito fra poco. Io intanto vi ringrazio, sono Fulvio Scaglione, grazie a nome di famigliacristiana.it, grazie a nome di Famiglia Cristiana e buon proseguimento a tutti.